mai vissuto in assoluto, ma l'abbiamo detto negli spogliatoi prima di iniziare la partita, ragazzi, possiamo fare la partita, ma possiamo fare la storia. La Lube ha fatto la storia laureandosi per la seconda volta campione d'Europa, battuti nettamente 3-1 i campioni in carica di Kazan in un crescendo di stagione al top di forma fisica ed entusiasmo, chiudendo la settimana da sogno nella quale ha conquistato anche il suo quinto scudetto in gara 5 a Perugia. Abbiamo fatto la storia perché non solo abbiamo vinto, abbiamo stravinto venendo fuori da un momento di inizio partita difficile, l'abbiamo annichilito. La serata della Max Schmeling Hall di Berlino ha visto il volley italiano sul tetto d'Europa anche al femminile, con Novara che ha sconfitto in un match tutto tricolore con Eiano. Sentiamo alcune voci dai festeggiamenti a fine gara. Oggi è stato molto bello, prima... martedì scorso è stato molto 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 bello, perché vincere, confinare a Perugia in Perugia è sempre difficile. Oggi qua siamo arrivati convinti che potevamo farcela, ma siamo iniziati un po' così e dopo abbiamo migliorato tanto. Abbiamo iniziato a giocare pallavolo e siamo stati molto bravi a continuare a giocare. Come hai detto, sono arrivato in Italia e volevo vincere perché questo mi mancava e sono molto felice per quello. Questo ripaga di tutto e poi tutto concentrato in pochi giorni e nel modo con cui è arrivato, sempre questa rimonta, questa consapevolezza di una squadra che ritrova, diciamo, i suoi ritmi, la sua forza dopo un inizio complicato. Una settimana bellissima, una vittoria straordinaria, siamo campioni d'Italia e d'Europa e chi ha parlato troppo presto stia zitto adesso, perché mi sa che deve chiedere scusa, sarebbe opportuno. Io sono stato sempre zitto, ma abbiamo subito delle credo poco ragionate critiche. Una settimana, devo dire, spettacolare, da film proprio. Ieri ho scritto ai ragazzi un messaggio che ci tenevo tanto, che era di tutto il cuore, che volevo ringraziare, perché sicuramente non saremo tutti qua il prossimo anno. Ringraziare per tutta questa annata, ci siamo sopportati, anche con le nostre, ognuno con le sue debolezze, con le sue qualità, abbiamo creato un gruppo. Capendo tutto questo, sopportando i momenti difficili, delusioni come la finale del mondiale, delusioni come la finale di Coppa, però senza mollare mai. Cosa posso dire? Cioè, abbiamo aspettato questo momento da tanti anni. L'anno scorso eravamo molto vicini, questa volta abbiamo finalmente fatto quel passo che ci è mancato tanti anni. Oggi dopo il primo set abbiamo messo tutto, abbiamo fatto vedere un'altra volta che questa squadra non molla.